sono le meraviglie. E voglio spiegarvi un attimo cosa andrete a vedere in questo video. Niente, io faccio le live su Twitch, come spero sappiate tutti. Ed è nato questo meme tipo del miele in favo. E quindi ero da un po' che dicevo: cos'è sto miele in favo che è tipo l'honeycomb, però scritto in italiano. Quindi è nato sto meme e Dixie, una mia follower, mi ha regalato sto miele in favo. E quindi durante una live l'ho assaggiato in diretta. E ho trovato la clip nella mia memory card della macchinetta. E quindi ho detto: no, vabbè, dai, lo posto il miele in favo. Quindi sono io che assaggio un miele in favo. La mia più sincera reazione, prego. Io non so se sono pronta a questo. Mettiamo una musica rilassante, per favore. In questo momento scriverà la storia della mia carriera. Ragazzi, non mi ricordo neanche come sia nato questo momento del miele in favo. Eravamo qui su Twitch, tra ridere e scherzare. Mi ricordo che qualcuno in chat mi scrisse: miele in favo. Io subito dissi: ma che cazzo dici? Ma che... Io dice: Lili, è vero, guarda che è vero, si chiama così il miele in favo. Che cos'è questo miele in favo? Un honeycomb? Un honeycomb all'italiana? Ma chi lo chiama così? I ridicoli? Sì, allora sono una ridicola, ok? Sono una ridicola! Esca! Il mio momento! Subito a rubare la scena questo gatto. Comunque, subito, sì, Lili, miele in favo, haha, ma che cos'è un epidurale? Non so se sia meglio o peggio di un epidurale il miele in favo, ok? Insomma, mi fa ridere quella parola. Quel vocabolo, miele in favo. Ti prego! Alaska! Ti levi! No! Via! Alaska vuole sempre stare al centro dell'attenzione. Ma come biasimarla? Si è accorta che per una volta nella vita c'è qualcos'altro al di sopra di lei, ovvero un miele in favo. Ma non importa, non importa. Quello che è stato è stato. Adesso, ragazzi, è arrivato il momento! Non so se sono pronta per assaggiare questo miele in favo! E lo urlo! E lo urlo! Because miele in favo is my fave! Is my fave! Scusatemi, ragazzi, scusatemi, sono un po' emozionata. Un miele in favo. Così, guardatelo, madonna. È un alveare! Apriamolo. Vediamo com'è questa favità. Ringrazio ancora Dixie. Voglio aprirlo, vediamolo. Com'è questo favo di miele? Oh! Oh mio Dio! Che c'è? No, raga, no. No, raga, no. No, raga, no. No, raga, non posso mangiarmi questo coso. Sa di miele in una maniera mostruosa. No, non è muffa, è proprio un alveare. Non è muffa. Ma ci trova un'ape. Oddio, raga. No, vabbè. No, vabbè. Un miele in favo. Mi metterò questi guanti anche se De Rosa e De Celeste il cafone ce se veste. Sarò una cafona. Dai, lo faccio solo per voi. È un miele in favo. Oddio, raga. Ma veramente devo mangiare sto miele in favo? Cioè, raga. Oh mio Dio. No, è vero, l'ho promesso. Come che si tira fuori? Raga, è un appiccicume unico. Come si tira fuori? Raga, sono un dito del favo. Ma come si tira fuori? Lo voglio prendere in mano. Voglio questo favo in mano. Fai finta che sia pizza. Ma come? Va bene, ok, vado a prendere la forchetta. Ho capito. Uè, ecco cosa ne penso. Uè. Faccio vedere come taglio il miele in favo. Oddio. Oddio! Oh! Oddio! Oddio, raga, guardate questo miele in favo! Io non so se ce la faccio a mangiare. È troppo... È miele in favo! Guardate come sta grondando miele! Lo assaggio! Assaggio questo miele in favo! Questo è il miele in favo! Scusatemi se sono così titubante, ma potete immaginare che non è che ho mai assaggiato il miele in favo in vita mia! Ma si mangia così? Come si mangia il miele in favo? Raga, guardate questo miele in favo! Oh mio... No, raga! Miele in favo, check! Oddio, raga, non so! Oddio! No! 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 Aiuto! Dai, lo mangio! Dai, lo faccio! Questo favo! No, no, raga! Che schifo! No, raga! No, no, raga!
guardo Gio. Raga, ma che c***o è? Ma che c***o è sto miele in favo? Raga, allora, cioè, è la cosa che sa più di miele che io abbia mai assaggiato nella mia vita. È così dolce che fa, cioè, tipo, senti proprio lo sbratto imminente. Non so come dire, cioè, infatti, penso che non vorrò una caramella per almeno 2 giorni. Per me è grave questa cosa, perché sono una grande fan delle caramelle. Però è tipo la cosa più dolce che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita. Poi, tipo, man mano che lo tenevo in bocca, tipo, si scioglieva. Mi dispiace che l'ho sputato, ma vi giuro, ho provato a mandarlo giù fino alla fine. Non so se avete notato, però mi stava salendo un po' lo sbratto, sinceramente. Una cosa dolcissima. Io non capisco come fanno quelli che fanno ASMR a mangiarsi questo coso così tutto intero. Se fosse un po' meno dolce, ci starebbe. Questa cosa che è tipo appunto un alveare mi intriga, cioè anche mentre lo mangi è divertente da mordere, devo dire. Però il sapore è una cosa veramente assurda. Poi c'è, sa solo di miele, metteteci un aroma, mettete tipo che sa di caramella, di fragolina, di qualcosa. Su api, su, dateci un po' di gusto. Però sono molto felice di averlo provato, per dire che ho mangiato il miele in favo, raga. Sono soddisfatta del risultato, perché non sapevo cosa aspettarmi da questo sapore, non sapevo cosa aspettarmi da questo miele in favo. Però sono felice che appunto ho assaggiato il miele in favo, quindi posso dire quella volta che ho mangiato il miele in favo, honey honey choose me, honey honey, ho assaggiato il miele in favo. Lo riassaggerei? Absolutely not. E questo era il miele in favo. Se volete vedere altre cose così, andatemi a seguire su Twitch, mi chiamo Lilly Mera. Andatemi a seguire sugli altri social. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.